volontariato. Tutto questo per dimostrare come questa comunità è attenta a questi percorsi. È una comunità che sta investendo, che sta sicuramente diventando anche punto di riferimento e anche con grande soddisfazione e orgoglio momento di cui si guarda sul piano ambientale. Noi consapevoli che dobbiamo contribuire anche nel nostro piccolo a salvare il nostro pianeta, questo pianeta che sta soffrendo per colpa di un uomo, di un essere umano che molte volte guarda più all'apparire che all'essere, allo spettro. Allora nel nostro piccolo stiamo contribuendo anche noi a portare avanti delle buone pratiche che possano contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta. Una comunità che, come diceva il professor Spaldino, si è spesa e si spende anche nel senso del dare solidarietà a altri popoli o a gente meno fortunata. Stasera, ad esempio, abbiamo un'iniziativa con delle associazioni di volontariato in un cinema a Castelbuono, dove facciamo un'iniziativa di solidarietà insieme a un artista palermitano per raccogliere fondi per dei popoli africani. Questo te lo racconto, eccellenza, perché sono convinto che nei prossimi mesi vi è l'esigenza di incontrarsi, lei con il territorio, con le famiglie, con chi ogni giorno come sindaci che siamo all'avanguardia, il confronto diretto con le esigenze, perché il cittadino, chiunque, oggi l'unico punto di riferimento siamo i sindaci, il maresciallo dei carabinieri e i parroci, dove la gente viene a bussare, viene a chiederci. Noi possiamo dare tante risposte, ma molte volte dobbiamo anche dire molti no. Però sono convinto che in uno sforzo comune, uno sforzo di grande collaborazione, questo territorio, ora che rappresento, il territorio del Parco delle Madonie, il territorio delle Madonie, sicuramente possono continuare in questo virtuoso percorso che ho visto in questi anni il territorio attivo. E tenga presente che qui abbiamo molti imprenditori, parlo sempre delle Madonie, che hanno percepito, hanno compreso che gli investimenti vanno fatti principalmente nel rispetto del territorio, nel rispetto dell'ambiente. Gli investimenti vanno fatti anche perché bisogna creare occupazione e lavoro, ma l'investimento va fatto anche sul tessuto umano, non soltanto sul tessuto economico. Tutte queste cose sono cose che io le rappresento brevemente stasera, perché ritengo che veramente insieme a lei, con la sua guida, possiamo accelerare molti fattori che già sono in itinere, che stanno dando dei buoni risultati, e io ritengo che una presenza forte, autorevole come quella sua e con l'aiuto di tutte le comunità possiamo creare delle condizioni affinché i nostri giovani scelgano di vivere e di rimanere nelle nostre terre. Grazie. Anche quest'anno la nostra confraternita ha festeggiato la ricorrenza di Santa Lucia, Vergine e Martire. Come ogni anno la Chiesa è piena di fedeli a testimonianza del culto e della devozione che lega la nostra comunità a Santa Lucia. Dispensatrice di luce e di grazia. Quest'anno la Chiesa è particolarmente affollata per la visita del nostro Vescovo che ci ha onorato cercando e celebrando la Messa e che ringraziamo noi come confraternita. Cerchiamo ogni anno di rendere vive le tradizioni che ci hanno tramandato i nostri padri. Ogni anno sempre nuovi giovani entrano a far parte della nostra confraternita. Un plauso particolare va al Comitato della Festa che si è prodigato per la buona riuscita sia della preparazione della Lucia che sia nell'organizzazione della liturgia. Un ringraziamento al Vescovo, ai parroci, a Don Alessio, che è stato presente
ha celebrato con noi. Un ringraziamento infine a tutta l'Assemblea.